Allora, volta scorsa eravamo arrivati a dire che, in base alla teoria cinetica, cioè in termini di proprietà dinamiche dei costituenti microscopici del gas ma della materia in generale, abbiamo l'interpretazione di Pb uguale a nRT, o ancora meglio nKT, dove la pressione è interpretata in termini di urti con le pareti del contenitore del nostro gas, il nostro cubo. Poiché le particelle, quei micropallini, urtano continuamente contro le pareti, producono una forza, perché rimbalzando subiscono una forza e per terzo principio anche applicano una forza. E ancora più importante di questo, la temperatura viene interpretata in termini di energia cinetica media. Siccome le palline si muovono tutte quante, hanno un'energia cinetica, ok? La media, cioè il totale dell'energia cinetica diviso il numero di particelle, dà la temperatura. In particolare, adesso quantitativi, abbiamo visto che l'energia cinetica media, che poi è scritta con la barra sopra oppure tra maggiore o minore, quindi la somma di tutte le energie cinetiche delle particelle, della prima fino alla ennesima, diviso il numero di particelle, la somma diviso il numero di particelle, vale 3 metri K di Boltzmann per la temperatura. Questo è uno dei più grossi risultati della teoria cinetica. La temperatura non è altro che una stima dell'energia cinetica media. D'accordo? Ma la temperatura, l'energia cinetica media, posso scriverla anche come un mezzo della massa di ogni singola particella per la sua velocità quadratica media. Ok? Cioè la somma dei quadrati diviso il numero di particelle quadrate. Da qui 3 mezzi kb, posso trovarmi una relazione che mi dice quanto rapidamente si muovono le particelle nel mio gas, che siano molecole o atomi, poco importa, cambierà la massa. Risolvo per V alla seconda, V4, semplifico per 2, divido per m, vale 3 volte la costante di Boltzmann per la temperatura diviso la massa atomica o molecolare che sia. Questo però è il quadrato della velocità. Per avere una velocità in metri al secondo, questa grandezza è in metri al quadrato al secondo del quadrato, perché è una media dei quadrati. Per avere una misura in metri al secondo prendo quella che si chiama RMS, in inglese, o valore quadratico medio, R root m min s square. Avrete anche visto tante volte i valori di RMS, di qualcosa che fluttua, sono i valori quadratici medi, okay, che vale la radice quadrata della velocità media al quadrato. Nel nostro caso la radice di 3 volte la costante di Boltzmann per la temperatura diviso la massa di ciascuna particella. Ok? Ma la la stessa formula si può pensare in questo modo: la massa di ogni particella possiamo pensarla come rapporto tra la massa di una mole di quella gas o massa molare, fatemela scrivere come M maiuscolo con 1 in basso, ricordiamo che la massa di una mole,
diviso il numero di particelle nella mole, che è il numero di Avogadro. Posso tenermela così, però posso anche scriverla la via RMS in questo modo. Sopra un 3, KB, T sotto N1 su NA. Ma il numero di Avogadro per la costante di Boltzmann mi dà R, la costante dei gas. La riscrivo, RMS è radice di 3 KB T massa molare di numero di Avogadro, ovvero sia N1 rimane al numeratore e NA va al numeratore. KB per NA fa R. Quindi questa è 3 volte la costante dei gas per la temperatura assoluta diviso la massa molare. Ok? Esercizio. Tutto chiaro fin qua. L'aria in generale, in questa stanza inclusa, è composta essenzialmente da azoto e ossigeno. Ok? Diciamo che la temperatura dell'aria sia circa 23 gradi centigradi. Qual è la velocità media delle molecole di N2? Qual è quella di quelli di ossigeno? Ok? Beh, per prima cosa mi serve la temperatura in Kelvin, perché qua dentro questo T grande vale se la temperatura è in gradi assoluti. Quindi non faccio altro che aggiungere a 23 il 273. E ottengo 296, che è K. Dopodiché, in cambiare pagina, N2, una molecola di N2 è fatta da due atomi di azoto. L'atomo di azoto ha un numero di massa atomica, cioè la massa è uguale a 14, non ricordo male, unità di masse atomiche. L'atomo è composto da 14 particelle, 7 neutroni, 7 protoni. Stanno, lasciamo stare gli isotopi. Ok? Quindi la massa della molecola di azoto è fatta da 24 unità di masse atomiche. È massiccia quanto 28 neutroni o protoni. Di conseguenza la massa molare di N2 è 28 grammi. La massa molare è la massa di una mole che è uguale alla massa molecolare in grammi. Quindi 28 millesimi di chilogrammo, cioè 2,8 per 10 alla meno 2 kg. 28 per 10 alla meno 3, 2,8 per 10 alla meno 3. La massa va espressa in chilogrammi. Ok? Vi ricordo che la costante del gas è 8,315 joule fratto K mole. E possiamo trovarci la velocità RMS della
componente di azoto dell'aria. Quindi vale 3 volte 8,315 J su K mole per 296 K fratto la massa molare, che era 2,8 per 10 alla meno 3 kg ogni mole. Quindi viene 3 per 8 è 31 per 296 diviso 2,8 non millesimi ma centesimi, scusa, 10 alla meno 2. Lo stendiamo. Fatemi fare il conto per bene. 10 di 3 per 8.315 per 296 diviso 513,5 metri al secondo. Se questo vi dice poco, immaginate che sono 1848 km orari. Questa è la velocità media tipica delle particelle di azoto, delle molecole di azoto nell'aria, a 23 gradi. Dalla formula di prima facile anche dedurre il fatto che se la temperatura quadruplica, la velocità raddoppia, perché V e T sono legate alla radice quadrata. Okay? Per quanto riguarda invece l'ossigeno, dov'era? Eccolo qua. Una mole di ossigeno, due atomi di ossigeno in ciascuna molecola, un atomo, 8 più 8, 16 unità di massa atomica, la mole 32 grammi. Una mole di O2, cioè la massa molecolare di O2, sono 32 unità di massa atomica, quindi la massa molare di O2 sono 32 grammi. Ma dalla relazione della velocità abbiamo che la velocità di ciascuna specie è inversamente proporzionale alla radice della massa molare. Quindi se ho la velocità di O2, questa è legata a 3RT M1 o 2 sotto radice. Per cui se ho quelle d'azoto non mi è necessario rifare l'intero calcolo, è sufficiente fare la trasformazione da azoto a ossigeno. Cioè se faccio il rapporto O2 su VRMS M2, questo è uguale alla radice quadrata di la massa molare di N2 fratto la massa molare di N2. Nel nostro caso 28. Quindi la VRMS di O2 vale la radice di 28 su 32 volte la VRMS di nel nostro caso basta moltiplicare il dato ottenuto, cioè 513,5 per la radice di 28 diviso 32, 480,3 metri al secondo. È strano questo.
Perché non è strano? Le due specie chimiche, l'azoto e l'ossigeno, sono in equilibrio termico, perché occupano lo stesso gas, lo stesso volume, e sono in equilibrio termico. Se non lo fossero, cambierebbero temperatura finché non entrano in equilibrio. Quindi hanno la stessa temperatura, ma se hanno la stessa temperatura, dov'era? Hanno la stessa energia cinetica. Quindi la massa e la velocità al quadrato sono inversamente proporzionali. Cioè, la velocità è inversamente proporzionale al quadrato della massa. O se preferite, la massa va come l'inverso del quadrato della velocità. Quindi la specie più massiccia è quella più lenta, perché la temperatura è la stessa, l'energia cinetica è la stessa. Ok? Qual è l'energia cinetica di una mole di ossigeno a questa temperatura? Media è 3/k T. Quindi 3/k per la costante di Boltzmann, che è 1.381 10^-21, Joule su K per 296 K, se non mi ricordo male, e viene circa 6.13 10^-21 K. Questa è l'energia cinetica media, d'accordo? Quella dell'ossigeno e quella dell'azoto nell'aria dipende dalla loro proporzione, perché una mole di aria è composta, mi sembra, per il 22% di non mi ricordo quale delle due, sia azoto o ossigeno, insomma le percentuali saranno rispettate anche dalla energia cinetica di quella specie chimica. Ok? D'accordo? Fin qua tutto bene. Questo analogamente, se avessi avuto un'altra specie, un altro elemento, bastava fare il rapporto con le masse, l'inverso della radice delle masse. D'accordo? Domanda? Scienze. Tutte le particelle del mio gas hanno la stessa velocità. Allora, per rispondere a questa domanda facciamo un passetto indietro. La risposta è no. Facciamo un passetto indietro. Nella teoria cinetica, nella versione base della teoria cinetica, che cosa si dice? Il gas è formato da n particelle indistinguibili, tutte con la stessa massa, che si muovono in modo casuale, cioè la velocità è distribuita, cioè una direzione qualsiasi, e con volume zero, sono puntiformi. Ok? Che succede se due e che urtano tra di loro con urti elastici?
Questo è importante. Tra di loro e con le pareti. Facciamo un salto di un anno e mezzo e andiamo a vedere cosa succede se ho due particelle che si urtano. Intanto affinché si urtano, se hanno volume nullo, necessariamente l'urto è quello che si chiama un urto centrale, cioè le due devono avvicinarsi lungo la congiungente dei loro centri, se no l'urto non avviene, ok? Quindi in realtà è un urto unidimensionale, avviene solo lungo una direzione. L'anno scorso, mi pare, abbiamo visto che se V1 e V2 sono le velocità delle due particelle prima dell'urto, V1 e V2 sono quelle dopo l'urto, vale la seguente relazione, che rispetta la conservazione di quantità di moto totale e di energia cinetica totale. L'urto elastico si conserva la quantità di moto P e l'energia cinetica. La prima particella dopo l'urto si muove con questa velocità M2 meno M1 su M2 più M1 per V1 più 2 volte M2 fratto M1 più M2 V2. La seconda, basta scambiare i ruoli delle due, ok? Notate che se le due particelle hanno la stessa massa, se M2 uguale M1, questa parte è zero, la differenza delle masse è nulla. Qui M1 più M2 è 2 volte M, 2 volte M numeratore, questo coefficiente è 1, quindi V grande 1 è uguale a V piccolo 2. Analogamente V grande 2 è uguale a V piccolo 1, questa parte va a 0. Cioè se M1 è uguale a M2 uguale a M, allora V2 è uguale a V piccolo 1, V grande 1 è uguale a V piccolo 1. Cioè le due particelle praticamente è come se si attraversassero, si scambiano le velocità. È come se si ignorassero. Siccome hanno la stessa massa, si scambiano la velocità, è come se si una attraversasse l'altra. Ok? Di conseguenza, se le velocità vengono semplicemente scambiate in un urto elastico, che succede? La velocità che le particelle avevano all'inizio, prima di urtare, sono le stesse che hanno anche dopo. Quindi non vengono, gli urti non alterano le velocità. Ve lo mostro meglio. Okay. Quanto tempo abbiamo? Ce la facciamo. Focalizziamoci su due particelle soltanto. Qui, ok, ne abbiamo due, facciamo conto per adesso di, mettiamo via questa, e lasciamo che la prima rimbalzi sulle pareti. La velocità lungo l'asse della X della prima è di 80 unità, quello che sia, nella scala di simulazione. Rimbalza in modo elastico, la velocità solamente cambia diverso. Da 80 diventa meno 80 e così va avanti. Ok? Se e quindi l'urto elastico con la parete non fa altro che cambiare inverso, il valore della velocità rimane identico.
se la seconda particella è ferma, hanno la stessa massa, tutti uguali a 1. Se la seconda è ferma, l'urto elastico con la prima non fa altro che mettere in moto la seconda con la stessa velocità della prima. 80 la prima, 0 la seconda e viceversa. Urto centrale. Ma qui le particelle reali, un po' più reali di quelle di prima, hanno una certa estensione. Se le immagino come delle biglie del biliardo, allora avviene l'urto anche se l'urto non è centrale, che sarà il caso più generale. Quindi se alzo di molto poco questa, attenzione, la velocità iniziale di questa particella dell'azzurra è 80 verso destra, di questa è 80 verso sinistra, verticalmente non hanno velocità, l'intensità del cristallo è da sopra, quindi sono i moduli dei vettori. Ripetiamo un attimo, la alziamo, complichiamo un poco la situazione, lo punto verso. L'urto ha cambiato il valore della velocità. Nel caso più reale di urto sia elastico ma non centrale, perché le due palline hanno dimensioni finite, contribuisce a cambiare il valore della velocità, ridistribuisce l'energia. Le due velocità non rimangono sempre identiche, possono cambiare. Perché? Perché i due bersagli, i due palline che si muovono, hanno un'estensione finita e hanno due superfici, in questo caso sono due curve, due sfere, in 3D. Questo cosa fa sì che succeda? Attenzione a questo punto. Mettiamo in pausa questa. Andiamo nel nostro laboratorio e andiamo a vederci il gas. Abbiamo un contenitore cubico, vuoto, nel quale possiamo immettere diverse specie di gas. Mettiamo per esempio una particella, un atomo, non 10 ma 1, di molecole di una data massa, quale che sia. Ce n'è una sola, ci sono urti solo con le pareti, la temperatura iniziale è 300 K, 27 gradi circa, mentre urta con le pareti la sua energia rimane costante e posso costruire, questo mi dà la possibilità, un diagramma dove ho un istogramma con l'ascissa della velocità, con l'energia cinetica, in ordinata il numero di particelle che hanno quell'energia, ne ho una sola a quella velocità. Se ne metto due e chiedo al sistema se me lo fa fare, no. Ecco. Di ignorare le collisioni, mentre ne metto un'altra, qua scendiamo due. Abbiamo visto che se le particelle sono puntiformi si ignorano. Mettiamo due particelle e aspettiamo finché non arriva un urto. In mancanza di collisioni, adesso questo istogramma è alto 2, ci sono due particelle, le loro velocità, le loro energie cinetiche rimangono sempre le stesse. Che vediamo se si riesce a farle urtare prima o dopo. Quasi. Facciamo così, ne mettiamo non 2 ma 200. No. Rimangono uguali. Quasi. 200 particelle. Tutte hanno la stessa velocità, tutte iniziano con la stessa energia. Non collidono tra loro.
rimangono con la stessa energia e con la stessa velocità. Ma che succede se, dico al sistema, tieni conto del fatto che mutano l'una con l'altra? Quando prima abbiamo visto la simulazione con due sole particelle, se l'urto non è centrale, la velocità cambia. L'energia viene ridistribuita, totale rimane costante, ma viene ridistribuita. Se adesso metto la spunta su questo aggeggio, e adesso si urtano, la distribuzione cambia immediatamente. Non hanno più tutte la stessa velocità, non hanno più tutte la stessa energia. Pur se hanno cominciato con la stessa energia, con la stessa velocità, masse uguali, velocità uguali, energia uguale. Adesso l'energia dovuta agli urti elastici tra particelle viene distribuita in modo che non è più costante. Questa curva, questa distribuzione, cioè la legge che dice quante particelle hanno quella data velocità o quella data energia, prende il nome di quindi urti elastici. Se il volume delle particelle fosse zero, la velocità non cambia e l'energia anche. Se il volume è diverso da zero, cioè se tengo conto del fatto che l'urto non è sempre centrale, l'andamento, la distribuzione della velocità evolve verso una curva molto particolare che si chiama curva o distribuzione di Maxwell, che ha questo andamento circa. Se in ordinata metto il numero di particelle che hanno quella data di velocità e in ascissa la velocità, l'andamento è circa questo. È una curva asimmetrica perché è relativa al modulo del vettore velocità, quindi non va sotto lo zero, e il valore medio è circa il nostro VRMS, è questo, non è quello di picco, attenzione. Posso fare anche altro. Torniamo all'inizio, mettiamo stavolta due specie di particelle, una leggera e una pesante, diciamo 200 e 200, senza collisioni. Quelle pesanti sono in azzurro, anche se c'è scritto il contrario, quelle leggere sono in rosso. Vedete che si muovono più velocemente quelle rosse, hanno una massa più piccola. E qui ho due picchi, quelle massicce hanno una velocità bassa, quelle leggere hanno una velocità alta. Si può anche chiedere al sistema di mostrarci due grafici distinti. Quelle rosse sono più in alto, hanno una velocità più alta, quelle azzurre più in basso. Qui vengono rispettati gli risultati della teoria cinetica, perché quando abbiamo ricavato il PV uguale a 3,5 di KT, abbiamo contato solo gli urti con le pareti, ok? Sono quelli che producono la pressione. Ma se tengo conto del fatto che le particelle, per quanto piccole, hanno un certo volume, quindi gli urti alterano la velocità, che succede? Ecco che i due distributivi istogrammi hanno una forma completamente diversa. Non sono più un'unica barra verticale, ma assumono un andamento per la curva di Maxwell. Questa è, a seconda della specie, le più massicce e le più leggere, questo è il totale. L'effetto combinato sulla velocità o sull'energia è quello di raggiungere una distribuzione dell'equilibrio. Il sistema evolve verso uno stato di equilibrio, dove le particelle hanno sì velocità distribuite in modo casuale, ma non hanno valori casuali. Il loro valore è prevedibile in termini di questa
distribuzione. E quello è lo stato di equilibrio termico. Possono trovarsi dappertutto, in tutto il gas, possono muoversi in qualunque direzione, ma le velocità elevate sono molto più rare di quelle basse, cioè vicino alla media. Ok? Se confrontate, ultima cosa, poi mi fermo, se confrontate la velocità RMS delle molecole dell'aria con la velocità di fuga sulla superficie terrestre, è facile vedere il perché la Terra ha un'atmosfera. La velocità a 23 gradi era 500 metri al secondo, la velocità di fuga sono 11 km al secondo. Quindi scappano all'atmosfera solo quelle, la coda ad alta velocità. Il grosso dell'atmosfera rimane vincolato sulla Terra, perché la velocità delle molecole d'aria è più bassa della velocità di fuga. In altri pianeti avviene il contrario, per cui non può esserci l'atmosfera. Se il pianeta non è sufficientemente massiccio per avere una velocità di fuga elevata, ma ce l'ha bassa, le particelle dell'atmosfera, scaldate dalla luce del Sole, se ne vanno. E il pianeta è privo dell'atmosfera. Ecco perché la Luna non ne ha. Marte non ne ha. Venere invece ce l'ha. Dipende dalla gravità superficiale del pianeta. Ok? Quindi abbiamo fatto un passetto in più verso un gas reale, sempre un gas ideale. Gli urti sono sempre elastici, gli urti tra pareti e particelle, però stavolta teniamo conto che gli urti non sono sempre centrali e proprio questo fatto è la causa della ridistribuzione delle velocità con un ben preciso andamento, che è quello che caratterizza l'equilibrio termico. Quando il gas in queste condizioni sta in equilibrio termico, cioè ha raggiunto lo stato di equilibrio. Ok? Il fatto notevole è che da qualunque parte io cominci, cioè qualunque sia la velocità o come le metto, lo faccio entrare nel mio sistema, evolvono verso questa stessa configurazione. E questo perché? Questo oggi non abbiamo tempo di vederlo, perché l'urto dal punto di vista microscopico se voi immaginate questi due pallini, lo faremo la prossima volta, e cambiate di poco la posizione iniziale, vediamo se riusciamo a farlo anche adesso, questo adesso si trova un Y che è 6,3 unità, aspettiamo circa 5 secondi, 4 e 9, ecco. Quella azzurra a 5 secondi si trova una coordinata Y che è 55,60 e la X 113,97. Se ritorniamo al punto di partenza e la cambio di un pochetto in più, 8, dopo 5 secondi ...17,117. Il sistema è sensibile alla condizione di partenza, è un sistema caotico. Il caos è la miglior garanzia di evoluzione verso l'equilibrio. Senza questa caratteristica non ci sarebbe l'equilibrio. Arrivederci la prossima volta.